Prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova. Eh sì, bentornati. Bentornati in una nuova puntata del Luca Toselli Show. Avete visto? Qui è un po' tutto nuovo. Questa è ufficialmente la nuova sede dei video e quindi posso dire che mi sento molto soddisfatto di quello che sono riuscito a fare, anche con l'aiuto di qualcuno esterno. Benvenuti a casa. È ancora un po' tutto da addobbare. Sto cercando di capire che cosa mettere sullo sfondo per farlo sembrare a tutti gli effetti un salotto televisivo a tema calcistico. Ci sto pensando. Avrete sicuramente visto il teaser di questo episodio. È stato qualcosa di carino che ho pensato di farvi vedere perché avevo alcune cose da dire. Se non l'avete ancora visto, vi invito ad andare qui sopra nelle schede e a guardarlo prima di questo video perché è giusto seguire le cose con un certo ordine logico. Sono sicuro che questo format potrà fare bene al canale, ma sicuramente ci vuole calma. Calma, ecco, probabilmente questa sarà la parola chiave del video, ma non ci arriveremo da subito. Prendiamola, scriviamola su un pezzettino di carta e mettiamolo da parte per poi poterlo riesumare in seguito. Noi oggi parleremo di questo signorino qui. Lo conoscete? No, 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 fermi! Non chiudete il video, non andatevene! Non sarà l'ennesimo video in cui parlerò di Cristiano Ronaldo, ve lo prometto. Cristiano è soltanto il preambolo che scaturisce dall'intero ragionamento della puntata. La Juventus, infatti, è partita molto bene in questa stagione, anche grazie e soprattutto all'arrivo del portoghese. Sto registrando prima della partita contro il Cagliari. Ma la Serie A già a novembre sembra un campionato poco combattuto, già deciso fin dalle prime battute. Ma non c'è niente di più sbagliato. La corsa a scudetto può infatti riaprirsi da un momento all'altro, soprattutto quando si giocherà la Champions in concomitanza e quindi qualche partita particolarmente importante per la Juve potrebbe farle perdere per strada qualche punto. Inoltre, Napoli e Inter sembrano particolarmente attrezzate per lottare bene fino alla fine, quindi chissà. La Coppa Italia invece deve ancora iniziare, quindi mi sembra anche stupido poterne andare a parlare adesso. In Champions invece sappiamo bene, anzi benissimo, che cosa accade alla Juve quando arriva a giocare le finali, quindi direi di non parlarne proprio. Anche perché tutte le volte che affrontiamo l'argomento, il mio povero cuoricino va in mille pezzi. Recentemente Mourinho, nemico storico della Juventus, ha addirittura confessato che secondo lui la Juventus ha tutte le carte in regola per vincere la Champions e centrare il triplete. Risultato storico interista raggiunto proprio dallo Special One durante la stagione 2009-2010. Ok, stop. Fermi qua, non muovetevi di un millimetro. Come si è passati dall'Inter del triplete di Mourinho a sentir parlare il portoghese in questa maniera della Juve? Quale strana congiunzione astrale ha colpito la Terra per permetterci di arrivare a questo punto? Mu, il 22 maggio 2010, alzava al cielo di Madrid con fierezza la Coppa dei Campioni vinta grazie alla doppietta di Diego Milito. Nello stesso periodo, la Juventus stava piangendo per il primo settimo posto conquistato dalla squadra post-calciopoli. Mourinho allenava El Principe, Zanetti, Maicon, Eto'o, Cambiasso, Schneider e tanti altri campionissimi mentre la Juve... Beh, la Juve iniziava con Ciro Ferrara, chiudeva con Zaccheroni e sopravviveva grazie ad un Alessandro Del Piero, ormai a fine carriera. Era l'anno dei 50 milioni di euro complessivi per Diego e Felipe Melo, era l'anno del no di D'Agostino dell'Udinese, manco fosse Andrea Pirlo, era l'anno di Giovanni Coppoligi e di Jean-Claude Blanc come presidenti. Scusate, 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 ho avuto come un mancamento, un improvviso ingiustificato calo di zuccheri, non riesco proprio a spiegarmelo. Madonna santissima, che schifo di annata, mi vengono ancora i conati di vomito solo a pensarci, mi viene proprio lo schifo, calma! Calma, calma, niente, calma. Prendiamo un altro foglio di carta finto per fare scena perché non ho niente sulla scrivania. Eppure erano soltanto 7 anni e mezzo fa ed è pazzesco pensare che in quel momento l'Italia era ancora campione del mondo in carica. Il calcio, si sa, vive di cicli. Gli sportivi sono umani, ne abbiamo parlato nell'ultimo video, quello di Nainggolan. Non sto ad approfondire l'argomento, ma è ovvio pensare che gli uomini debbono essere al top della carriera in un determinato momento della loro vita. L'Inter, infatti, la stagione dopo il triplete, non riuscì a confermare quanto di buono fatto nel 2010. Certo, complice anche il cambio di allenatore. Siamo passati da Mourinho a Benitez, quindi sai come passare dalla Ferrari alla Panda. Però sicuramente i giocatori erano rimasti, l'ossatura pure, la squadra era quella. Nel 2010-2011, infatti, tornerà a trionfare il Milan,
il Milan di Allegri, di Ibrahimovic, di Boateng, di Thiago Silva. La Juve, neanche a dirlo, finirà ancora una volta settima. Eppure, quell'annata entrerà di diritto nella storia recente del club perché avverrà veramente un cambiamento alla guida storico. Andrea Agnelli, infatti, il 19 maggio del 2010, solamente tre giorni prima della finale vinta da Mourinho al Bernabeu, diventerà ufficialmente presidente della Juventus. Certo, come abbiamo già detto, la Juventus arriverà settima e quindi la prima stagione di Andrea alla presidenza della Juventus sarà un flop. Ma non si può pretendere di risolvere tutto così, non c'è mica la bacchetta magica. Serviva pazienza, perché sicuramente la situazione non era rosea e quindi bisognava lavorare bene e soprattutto con molta calma. Agnelli prese in mano una squadra disastrata, demotivata, deconcentrata, molla e con il conto in rosso è riuscita a trasformarla nella Juventus di oggi grazie a molta calma. Il primo tassello fu inserire nell'organigramma Giuseppe Marotta, che si portò dietro dalla Sampdoria Gigi Del Neri come allenatore della Juventus. Eh sì, anche Beppone al primo anno, la prima esperienza bianconera fu un autentico disastro. Basti pensare ai 30 milioni complessivi spesi per Krasic e per il Malaka Martinez. Io ne sono sicuro qualcuno di voi neanche se lo ricorderà il Malaka Martinez, e fate bene, beati voi, vi invidio tanto. Senza dimenticare Marco Motta, Alberto Aquilani, Davide Lanzafame, Armand Traoré, Leandro Rinaudo e tanti altri fenomeni che quell'anno arrivarono alla Juventus. Ecco, ora voglio di togliermi i bulbi oculari con un cucchiaino da cucina. Eppure, nonostante i tanti errori, quell'anno, quello stesso anno, arrivarono anche Bonucci, Pepe, Quagliarella Storari, a gennaio Barzagli e Matri, tutti mattoncini essenziali, importantissimi per il futuro trionfo dell'anno successivo di Antonio Conte. La Juventus è stata costruita un pezzettino per volta, con pazienza, con perseveranza, con calma, con tanti errori costruttivi. Nessuno è perfetto e ci mancherebbe altro, soprattutto alla prima esperienza, alla prima annata in una società così importante. È giusto fare un confronto chiaro, preciso, lineare ed onesto. Quindi dovrò toccare un argomento che riguarda tutti noi, al quale teniamo tutti noi, i soldi. Proprio come ho detto nel teaser di questo video. E mannaggia te, te l'avevo detto, dovevi guardarlo e non l'hai guardato. Caboia. Il 18 ottobre 2011 Agnelli parlava di incapacità di gestione degli ultimi 4 anni che aveva portato al peggior bilancio di sempre. E mamma mia Andrea, ma che cos'è questo dissing? Queste sono parole forti. Il signor Giovanni Cobolligigli, il signor Blanc potrebbero non essere d'accordo con la tua visione di pensiero. Spiegati meglio. Nel 2010-2011 il fatturato è stato di soli 172 milioni di euro, addirittura meno di quanto la società aveva incassato nella stagione 2006-2007, quella della Serie B, in cui il club aveva macinato ricavi per 182 milioni di euro. E i costi, oggi, sono di oltre 196 milioni di euro. Avete capito bene? La società, quell'anno, aveva guadagnato meno della stagione di Serie B. E come se non bastasse, i conti erano in rosso. C'era una perdita di 14 milioni di euro. Eppure, tornando a quest'estate, non posso non pensare che Cristiano Ronaldo sia riuscito a strappare un ingaggio da 30 milioni di euro netti, cioè 60 milioni di euro lordi. E allora come si spiega tutto ciò? Nel 2017 il fatturato della Juve ammontava a 562,7 milioni di euro, nel 2018 504,7 milioni di euro. L'acquisto di Ronaldo ha sì pesato tanto sull'economia della società, ma la Juventus è riuscita ad assorbire il colpo con le sue sole capacità, con le sue sole forze. E non solo, perché l'arrivo di Cristiano Ronaldo è stata la ciliegina sulla torta di un mercato che ha visto arrivare anche Cancelo e Bonucci, per dirne due così proprio scarsi. Durante gli 8 anni di presidenza, Agnelli si è mosso bene, circondandosi di persone capaci non solo sotto il punto di vista sportivo, ma anche sotto quello economico e finanziario. Sicuramente non mi farà una lezione di economia applicata al calcio perché non ne so assolutamente un cazzo, ma si può arrivare sicuramente a una conclusione, quantomeno logica. Il club ha iniziato sicuramente un percorso di crescita differente, partendo dal progetto stadio arrivando fino al colpo del secolo. Mourinho non è stupido e sicuramente non ha nemmeno parlato a caso. La Juventus, è vero, è una delle candidate numero uno per la Champions, nonostante Allegri abbia detto che è il Barcellona. Non nascondiamoci dietro un dito, non facciamolo. Quando quest'estate si è iniziato a parlare di Cristiano Ronaldo alla Juve, e chi mi segue sul canale lo sa bene, il mio primo pensiero è sempre stato solo ed esclusivamente uno. Nelle ultime due stagioni la Juventus non è riuscita a vincere la Champions League solamente per un motivo. Quel motivo, oggi, veste la numero 7 bianconera
e mi sta dando tante soddisfazioni, mi sta facendo vivere le partite in un modo completamente diverso da quando seguo il calcio e mi sento un po' come una ragazzina che va ai primi concerti dei suoi idoli e si bagna tutta. Non riuscirò mai a togliermi dalla testa l'idea che il ragionamento sia stato il seguente. La Juventus come mai non ha vinto le ultime due Champions League? Certo, perché il Real Madrid aveva Ronaldo. E allora proviamo a fare una cosa. Proviamoci. Se Real Madrid giocasse senza Ronaldo? No. Non solo. Cosa succederebbe spostando il portoghese sotto la mole antonelliana? La notizia è fresca e di soli pochi giorni fa. Lopetegui non è più l'allenatore del Real Madrid. Ho visto il classico che ha deciso un po' la sorte dell'allenatore e la manita ritirata dal Barcellona è stata netta. A parte un paio di occasioni, qualche minuto di gioco, il Madrid è sembrato una squadra senza giocatori importanti, senza stimoli, senza idee. E badate bene che non è così, perché Sergio Ramos, Bale, Benzema, Modric e tanti altri sono giocatori di livello mondiale. Eppure anche loro, senza Cristiano Ronaldo e senza Zidane, sembrano essersi ridimensionati. L'unico in grado di non subire il rinculo derivato dalla cessione di questi due elementi molto importanti all'interno dello spogliatoio sembra essere Marcelo, vero e proprio uomo squadra del Real in questo momento. E meno male che almeno quello me l'abbiamo lasciato, perché stavamo ingaggiando pure lui come futura contropartita di Ficarra per Striscia la Notizia. Meno male, mi è andata bene. Tutto questo discorso cronotraslato per arrivare solamente a farvi una morale. La Juventus può permettersi tante cose. Può permettersi lo stadio di proprietà. Può permettersi di acquistare campionissimi. Può permettersi di pagare stipendi altissimi. Può permettersi di pagare 90 milioni di euro di clausola per Higuain e 40 milioni di euro di clausola per Pjanic. Può permettersi di vendere Bonucci al Milan e di ricomprarlo l'anno dopo a un minor prezzo e con lo stipendio ribassato. Può permettersi di rubare Cancelo all'Inter nonostante un anno di permanenza in nero-azzurro. Può permettersi di strappare Cristiano Ronaldo al Real Madrid, 3 volte campione d'Europa in carica di fila, e dargli tantissimi soldi di stipendio. Può permettersi di dire addio Marotta e ciao Beppe, grazie di tutto, ed affidare l'intera gestione a Paratici. Può permettersi di collezionare 4 double consecutivi con Allegri, 7 scudetti totali e non aver voglia di fermarsi. Può permettersi tutte queste e tante altre cose che sicuramente non mi vengono in mente, ma che sono ugualmente importanti. La Juventus può permetterselo, sì, è vero, sì, certo. Ma come vi ho fatto notare, tutte queste cose non sono piovute dal cielo. Non è mai arrivato nessuno sceicco, nessun petroliere, nessun investitore, nessun riccone con i soldi da buttare via e voler comprare i giocatori come se fossero figurine su Foot. No, non è mai arrivato nessuno. Così come lo stipendio di Ronaldo non è stato pagato dagli operai della Fiat, per favore non fatemi ridere. La Juventus è morta con Calciopoli, è risorta dalle sue ceneri come l'araba fenice. E poi si è ammalata gravemente, stava morendo finché Andrea Agnelli non ha deciso di acquistarla, guarirla e farla tornare, anzi farla diventare forse ancora più forte e più potente di prima. Report, recentemente con uno dei suoi servizi, ha infangato il buon nome di Andrea Agnelli dipingendolo come un malavitoso, un mafioso, un uomo che ha voglia di guadagnare soldi in maniera illegale, che sta cercando di far entrare la Juventus in un brutto giro. Ma in realtà stiamo parlando di un uomo che ha grandi capacità gestionali e che sa fare benissimo il suo lavoro. Non voglio neanche entrarci in questi discorsi extracalcistici, lo sapete benissimo. Non mi piace. Mi piace parlare di calcio, mi piace parlare di quello bello che c'è intorno al calcio, non di queste schifezze. Spesso mi capita di sentirmi dire o di leggere anche da voi nei commenti qui sotto: ma la Juventus adesso può fare quello che vuole, può comprare anche Cristiano Ronaldo, può vincere qualsiasi partita, non c'è neanche più competizione, non ti divertirai più. E invece no, non c'è niente di più sbagliato. Qualsiasi tifoso di calcio vorrebbe vivere quello che sto vivendo io, quello che stiamo vivendo tutti noi juventini in questo momento. Una squadra disastrata, una squadra che sembrava impossibile da recuperare, che magicamente diventa quasi imbattibile, che per 7 anni di fila riesce a vincere il campionato nazionale, riesce addirittura a sfiorare quel sogno che ha un nome e un cognome ben precisi, ben definiti, e che per provare a compiere quel sogno, quel salto in avanti troppo grosso che finora non è riuscito, compra il miglior professionista del mondo in quell'ambito per provarci
a vincerla davvero. E secondo voi io potrei mai stancarmi di una realtà simile? Scusate la volgarità, magari anche inopportuna, ma manco per il cazzo. Io vivo di emozioni, amo il calcio per questo e sicuramente ogni volta che guarderò la Juventus per quei 90 minuti avrò un'adrenalina addosso indescrivibile. Se n'è andato Alex, se n'è andato Gigi, se n'è andato Marchisio, se ne andranno Chiellini, Barzagli, lo so benissimo, se ne andrà Ronaldo, se ne andrà Dybala, se ne andranno tutti, anche Agnelli. Prima o poi tutti se ne vanno, ne siamo tutti consapevoli, ma gli uomini vanno, la Juventus resta. L'amore, il tifo, le emozioni, i ricordi, tutte queste cose sono indelebili e nessuno me le toglierà mai. Qualcuno può mai stancarsi di tutto questo? E se la risposta è sì, vi prego, presentatemelo, perché voglio veramente stringere la mano e conoscere di persona questo pazzo. Per tutti gli altri tifosi, invece, di squadre che magari in questo momento non stanno andando bene, che magari hanno un sogno nel cuore ed è una citazione importante, voglio dire soltanto una cosa. Guardate dov'era la Juve, guardate dov'è adesso. E ancora una volta voglio ribadire un concetto. Nel calcio, nella vita, in qualsiasi cosa, ci vuole calma. Mamma mia, che sudata, però dai, sono soddisfatto, penso che sia venuto. Bravo, bravo. Abbastanza bene? Ancora tu? Ma che cosa vuoi? Ho appena finito di registrare lo show sulla Juve. Ed è giusto così, so come sei fatto, conosco la tua natura, non puoi sfuggire al tuo vero io. Parli come se mi conoscessi da una vita, non ho ancora idea di chi tu sia, puoi rivelare il tuo brutto muso per cortesia? E va bene. Mi sembra giusto così. Hai vinto, hai sofferto anche troppo. Ecco qua. Ok, ora sono ancora più confuso. Te l'ho detto che sei un idiota, no? Sono il te dell'anno scorso, quello della carriera con la spalla. E perché hai una maglia della Juve e perché non ti togli il passamontagna completamente? Non posso toglierlo, ho ancora in testa quello schifo di capelli che ti eri fatto ad agosto 2017. Mi vergogno a mostrarli. Oh, ricordo, era tremenda. Sì, non farla più. Certo, lo prometto. Ok, ottimo. E per quanto riguarda la Juve, devo riportarti sulla retta via. In che senso, scusa? Nel senso che non puoi accontentarti. Nel senso che so benissimo che prima o poi arriverai a cedere. Un po' come hai fatto con il blog, non è vero? Da qualche parte devo pur mollare. Certo, non puoi fare tutto e bene, così come non puoi essere soddisfatto del tuo canale YouTube. Ovvio che non lo sono, l'anno scorso facevo molte più visualizzazioni. Settembre 2017, 815.337 visualizzazioni e 471,10 euro. Ehi, ma come hai fatto? Ce l'avevo qui un secondo fa. Settembre 2018, 157.987 visualizzazioni e attenzione, 43,48 euro. La differenza è netta e con la soddisfazione personale si muore di fame. E allora, quale può essere la soluzione secondo te? Ah, non lo so, io sono il te dell'anno scorso, ho ancora 365 giorni di tempo per arrivare a questa situazione di merda. Delle due magari non mollo FIFA. Ma FIFA non è un problema di per sé, non è quello, non è assolutamente quello. L'obiettivo è arrivare a fare qualcosa di figo su YouTube, perché no? Lo so, lo sai. Il sogno è quello, magari anche in televisione. No, stai dicendo che non venderei più il culo sponsorizzando siti di crediti cinesi? Quello ormai non lo faccio più da un pezzo. L'obiettivo è arrivare a riguardare i miei video con soddisfazione. E di questa puntata dello show sei soddisfatto? Ma non lo so, ho appena finito di girarla, adesso c'è da montare, c'è da mettere a posto, c'è da fare la miniatura, c'è da caricare, da programmare. C'è tanto lavoro dietro da fare. E pensare che in queste ore perse tra scrivere il copione, registrare, editare e tutto il resto, avresti potuto far uscire ben 4 episodi della carriera. È vero, ne sono completamente consapevole, ma la sensazione che mi lascia lo show, alla fine, anche solo della registrazione del video, è completamente differente. E allora ci rinuncio, basta, mi sembri troppo motivato. Ci do a mucchio, vado a registrare la carriera con il Borussia. L'ho appena iniziata e... A proposito, sarà un successo? Oh, certo, fin troppo. Anche se alla fine ci sarà un problemino con quella carriera. Un problemino di che tipo? Ricordi quando andava bene quella con la Juve? Certo, un successore, facevo un botto di visualizzazioni facili, abbiamo addirittura indovinato CR7 alla Juve. Poi però non l'ho finita. Aspetta, non dirmelo.
Ops. Non ce la posso fare, sono sempre il solito. E lo so, ne sono sicuro. Finirà così, anche con questo cazzo di show. Può essere, non lo so, non prometto nulla. Sono sicuro però di una cosa. Ci voglio provare, perché per ora... Per ora sono molto carico. Io penso positivo perché sono vivo, Io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo, niente e nessuno al mondo potrà fermarmi dal ragionare.